un ricco cacciatore uccise una gru e la mandò dal suo cuoco perché la facesse arrosto. L'uccello era così grasso e appetitoso che il cuoco non seppe resistere e allora ne tagliò una coscia e se la mangiò. Quando l'arrosto fu servito in tavola, il marchese si accorse che alla gru mancava una coscia e domandò spiegazioni al cuoco. «Tutte le gru», disse il cuoco, con una faccia tosta incredibile, «hanno una sola zampa». «Davvero? Allora domani andremo allo stagno a vedere», disse il padrone. «E se risulterà che hai creduto di potermi prendere in giro, taglierò una coscia a te». Al mattino le gru dello stagno, come tutti i trampolieri, dormivano in bilico su una zampa sola. «Che vi avevo detto?» Il cuoco fece un sorriso furbesco. Il padrone allora batté le mani e le gru, per fuggire spaventate, misero a terra anche la seconda zampa. No, non vale», protestò il cuoco. «Ieri sera non avete battuto le mani. Se lo aveste fatto, anche la gru avrebbe messo giù l'altra zampa, no?»